Salve amici, oggi avrete la compagnia di Ezzelino in persona, pronto a difendervi con la spada. L'aria profuma già di primavera ed il chiacchierio della squadra è intenso. Ammirateli attraversare il ponte del diavolo con passo sicuro e gagliardo, ma il mio fiuto mi suggerisce che qualcosa non va. Tutto sembra normale, anzi, primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta. Sì, camminarla intenerisce il cuore. L'improvviso incontro con il cane nero è un cattivo presagio e bisogna diventare sospettosi e guardarsi le spalle. Il cane nero è il guardiano di segreti inimmaginabili, però questi camminatori sono felicemente impegnati a conversare e ad ammirare fiori e questi ameni paesaggi. Anatre e anatroccoli si divertono nell'acqua fresca ed il consumo di calorie dei camminatori, si intende, prosegue tranquillamente. Me lo aspettavo, adesso puntano proprio dritti alla collina del roccolo, ma attenzione che nessuno sa che questo fu luogo di magie e di strani eventi. Nei tempi antichi qui avvenivano misteriose cose e ancora oggi si aggirano invisibili e tormentati esseri. Ma loro forse non li vedono, anzi, verifichiamo subito i loro pensieri. Panorami stupendi oggi. L'ombra del roccolo. La giornata di sole. La natura in fiore. La vegetazione. La varietà dei percorsi. La mia giornata di ferie. Sì, sì, sono anime contemplative, candide ed immerse solo in delicati sentimenti. La camminata prosegue lungo le vie e stradine del paese, tra verde e giochi d'acqua. Improvvisamente cambia l'atmosfera. Forse sta per avverarsi il presagio del cane nero. Via amici, veloci, veloci! In lontananza fulmini e saette si avvicinano. Ragazzi, sta per scatenarsi l'inferno. Anzi, buona idea, io torno all'inferno. Buona fortuna, ciao!